L'aspetto positivo è che le imprese giapponesi non sono tornate ad assumere dipendenti regolari, i cosiddetti seishai. Aumentano di nuovo i salari, stanno aumentando i salari, in particolare più che la normale retribuzione, stanno riprendendo a distribuire i premi di produzione semestrali, che sono fondamentali in Giappone, soprattutto per il consumo, perché il consumo di beni durevoli era più legato al bonus semestrale, che incide, che spesso corrisponde a 2 o 3 mesi del tre mensilità, quindi è molto significativo, e le imprese hanno ridotto quando avevano problemi nella loro politica di contenimento dei costi, hanno ridotto i premi di produzione semestrale, anche perché i premi di produzione semestrale sono trattati, considerati in modo diverso, eccetera. Quindi è stato più semplice, la retribuzione dei salari medi mensili avrebbe creato problemi con i sindacati. Quindi stanno riprendendo a distribuire bonus, ritornano ad aumentare le ore lavorate. Anche gli straordinari, altro aspetto che era stato radicalmente tagliato negli anni della difficoltà, in questo momento sembra che la curva si stia ritornando a crescere. Quindi c'è un dinamismo evidente nel mercato del lavoro, un dinamismo evidente che si riflette anche su quello che abbiamo visto, la ripresa della borsa di Tokyo, una forte ripresa, che ha dato soddisfazione a molti investitori giapponesi, anche non solo i giapponesi, e che è un po' anticipata la ripresa. Anche i prezzi degli immobili rimasti stagnanti, anzi prima sono drasticamente diminuiti, poi c'è stata una lunga stagnazione, sembra che stiano, almeno in alcune aree per alcuni tipi di immobili, sembra che ci sia una ripresa della domanda. Insomma, in sintesi, le prospettive, perlomeno di medio termine, sono di un'economia giapponese solida, che è un'economia giapponese che sicuramente porterà un aumento dei consumi e credo un aumento delle importazioni, ripeto, per quel discorso che conosciamo bene, dell'attenzione per il Made in Italy, della una certa simpatia favorita da tutta una serie di iniziative promozionali che hanno avuto successo, credo che dobbiamo guardare con attenzione al Giappone, perché ripeto, è un mercato tra l'altro che presenta caratteristiche di stabilità e di affidabilità. Ora non voglio dire che gli altri non siano affidabili, ma il Giappone ha una solida reputazione in questi, sono magari dei difficili clienti a negoziare, molto complesso, estenuante a volte, ma poi sono normalmente, perché certo ci sono anche imprese giapponesi, non sono poche quelle che falliscono, se quello è il tuo cliente il problema sicuramente si presenterà, però normalmente il partner giapponese è caratterizzato da una forte affidabilità. Il fattore Cina e Asia di sud-est, ne ha parlato già il professor Filippini, è chiaro che la Cina è importantissima per il Giappone, è un mercato di sbocco, quindi nonostante le tensioni politiche, io spero, mi auguro che queste tensioni politiche non superino mai una certa soglia, anche perché non è nell'interesse delle due parti superarle. Certo, ci sono questioni politiche legate a quelle economiche o meglio energetiche, questo è un aspetto più delicato, perché tutti e due i paesi hanno una grande fame di energia, sono alla caccia in giro per il mondo di risorse energetiche. E poi sappiamo che ci sono risorse energetiche proprio in quelle acque territoriali che sono contese. Questo complica molto la situazione e rende